Nuova partita. È stato riscontrato una madonna puttana. Ma così a caso, ma fai un po' il cazzo che vuoi. Cosa? Allora, proviamo così. Busked. Cos'è che è Busked lì? Busturned. Non ho capito. Diciamo che se funziona. È bestiale questa cosa qua. Sì, devo parlare con papà e chiedergli perché la grafica fa schifo. Al cazzo. Può darsi che sia io che non sia più abituato alla grafica del vecchio Skyrim. Come può darsi che sia anche io incapace e imbecille che non so impostarlo, perché non è da escludersi. Ma è, se tutto è che. Dov'è che era papà? Sì, bellino, però bestiale. Non. Buonasera. L'elogio della carne. Anche il popolo della cenere, che prima di noi gremire in questo mondo, ne era ben consapevole. Ogni volta che uccidevano un nemico in battaglia, gli asportavano fegato e cuore per mangiarlo con i propri familiari. Delizioso. Tutto affinché la forza del caduto potesse essere trasferita al vincitore. Ah, come fanno i cacciatori che si mangiano, tipo che sparano alle bestie e poi si mangiano il pezzo del cuore della bestia. In questi tempi un'usanza del genere avrebbe considerato sacrilega e barbarica, quindi al posto di un nemico caduto dovremmo nutrirci della carne sanguinante di un animale. Manco tempo di dirlo. Vabbè. E senti, qua va tutto scatti, mi sta sulle balle. Boh. Era il caso di bagnarsi tutti quanti, non penso, però nel senso. Un altro. No. Non è niente, grazie. Troppo gentile. Io qua seguo. Ah, boh. Seguo il pollo. Seguo la stradina. Stradina di montagna. Mio signore, mio creatore, sento la tua chiamata, avverto il tuo amore, conosco il tuo sacrificio, senza te sono niente, un ramoscello nella corrente del tempo, una pecora senza il suo pastore. Liberami dai vizi, perdona i miei peccati, perdona anche mia moglie e mia figlia, liberami dal pene, dalle. Non ci credo. E benedici tutti noi con la tua misericordia eterna. Sì. E liberami dal pene, amen. Io continuo a dire che c'è qualcosa in questa grafica che mi dà fastidio come una bestia. Pa? Ehi là! Ma quanti anni ho? Sono, cioè, sono alto come lui, comunque. Oh, hey there! I didn't see you coming. So, how did it go? Did you find it? Key.
Okay. Where are we? We're at home, silly. Where else would we be? Just mommy, sister, you and me. Now tell me, how did it go? Did you find it? Questo è tipo un incubo bestiale, vedi che tra un attimo fa... si incazza, no? E ti mangia la roba. Pity. Maybe you're simply looking in the wrong places. Did you ever think of that? Oh, well, who knows? Say, why don't you go inside and see if you can help mommy with the cooking? The creator was kind to us today and sent a big fat elk right in front of my bow. All right? Il cuore gliel'hai mangiato? Sai, talvolta potrebbe, insomma, essere utile anche sapere un po' che cazzo sto cercando, no, per dirne un'altra. Però, insomma, andiamo dentro a aiutare mamma. Ma quanto? Quanto è seghettato tutto quanto? Permesso. No, casa mia. No, permesso no. Non serve. Cerca nei pomodori, trovi i pomodori, onesto. Guarda lì i peperoncini cruschi, che sono una foto appiccicata. Coltello. E quindi, nel senso, chi cazzo è che ride? Dio. Sei matto. Urna d'argento. Ma c'è una maniera di camminare lento per non... Oh, no, l'avevo trovata. Ok. Diciamo che siamo comunque dei carnivori in questa casa. Si vede... Cerca porro. Porro, onesto. Granato, lingotto. Senti, io piglio tutto. È anticlimatico, ma... Insomma. Magari... L'arte della carne croccante. A qualcuno non è ancora chiaro? Desideri ardentemente un bel pezzo di carne croccante alla fine di una dura giornata di lavoro, ma il tuo inutile figlio, incaricato di cucinarla, porta a tavola una roba carbonizzata. Di certo lo castigherai, ah boh. Ma il problema rimane, sei ancora affamato, il che suggerisce che la cosa migliore sia provvedere da soli. Raggiungi il camino, taglia un bel pezzo di carne sanguinante e mettilo sulla griglia. Lentamente la carne si arrostirà, liberando nell'aria quel buon profumo di vita bruciata fino a deliziare i tuoi orecchi. C'è qualcosa di meglio? Penso proprio di no. C'è un tutorial. Insomma, no, vabbè. Come si fa? Oggetti? No, ma io volevo buttarlo. Eccolo lì. Te. Ups. Insomma, un tutorial molto dettagliato, sicuramente utile. Al cazzo. Boh. Quindi ci piace la carne, ma siamo, non lo so, esce fuori che siamo delle bestie mannare pazzesche. Ho visto una roba che si muoveva. Cioè, se corre, corre troppo veloce. Se cammina, cammina troppo lento. Io lo so che qualcuno mi spaventa. Adesso è finita la musica. Io mi avvicino al cervo e fanno... Così parte... Papà? Guarda. Se mi fai la cortesia di non farmi fuori, poi ci gasiamo anche. E poi? No. My, I totally forgot what a mess I left here. Guarda. But I was right, wasn't I? A real gem we've got here. Well then, let's waste no more time and get to it, shall we? Esatto. Nel senso, cioè, stavo giusto cercando di capire, vabbè, queste sono bestie, ma What? Dove Now when you look at that, I totally forgot about them. They're dead. Don't you remember? You murdered them back then. Ah, bon. Both of them. But hey, no use crying over spilled milk, right? At least this means there's more meat for the two of us. You still remember how to do this, right? First, off with the skin. Slice up the belly, then out with the entrails. I'll look for a nice sharp knife in the meantime to cut off the head.
I don't think either of us wants to eat that, do we? Ah, ci pisciamo. Ma... insomma, è stato l'uomo mascherato. Io non lo so. Oh, silly, what's this again? We both know that's a lie. You did it. I remember it all. Papà, sei tu l'uomo mascherato. First, di un po' la verità. You set this horrible fire to your sister's crib. She screamed and screamed, and mommy heard it, but when she finally got there, nothing was left of her but burnt flesh. Insomma. And, oh gosh, do we really need to go through this again? You know how sad it makes me when you do this. That's you killed furbetto. Them, period. No matter how often you tell me you didn't, it changes nothing. Ma you sì, hear me? Nothing. Te. Now please, let's start cooking. I'm so bloody damn hungry. Non posso uscire dal... papà... buono. Oh, by the creator's name, why are you telling these lies? Isn't it enough that you murdered us? Ah, pure a te. Do you really have to bother me over and over with your stupid, pathetic, and pointless whining? You know, sometimes I wish the creator would have made me just a little less merciful. Okay. Just a little less pious. Because then, I would have realized that you were tainted by sin long before any of this had ever happened. And instead of raising you, feeding you, and loving you like a father does, I would have put you in the horse trough right after you were born. Yes, I should have killed you. I should have just killed you. Just like you killed us. And now, you think you're safe because we're all under the earth, don't you? Pa, mi stai well, un pelo sul cazzo, child, dirti. You are wrong. And do you know why? Because the dead don't forget. Do you hear me? Okay. The dead don't forget. Vale. Now enough of this useless chatter. I'm bloody starving. Bring me the meat, you spoiled brat. Bring it to me. Bring me a nice crisp piece of meat. 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 Oh, io l'avevo detto comunque. Completato, un bel giorno d'estate. Let's begin with a question. Vai. It might sound simple to you at first, but I pray you to think about it. What distinguishes a free man from a slave? For now, however, let us start this story where another one ended 3 years ago, with the death of the Lightborn. For 4,000 years they had reigned over this world, seven arcanists who through their magic had acquired eternal life. In a time of chaos, they gave mankind what they thought it needed most, to be ruled over with an ironclad, fair hand. Within just one century, they united the shattered lands. And a single century later, their human origin was forgotten. They became gods, or lightborn, as they let themselves be worshipped as. Yet the longer they reigned, the louder the voices grew that accused them of tyranny. The loudest being that of Narenzul Aranthiel. And he succeeded in achieving what was once thought impossible. He gathered an army, overturned the Lightborn, and gave back freedom to mankind. However, the price for this was high, because where there are gaps of power, fights erupt. As such, this world grew into what it is today, shattered, riven, and broken into pieces. But all of this was merely a diversion, so that no one would notice something else. Che figura. The death of the Lightborn had set something into motion, a clockwork. Having long stood still, its gears now once again slowly began to turn. This is the story of someone who wanted to be free. Non ho capito.
damn it. You wanna wake up the entire ship or what? Yeah. Well, sorry. That was a bit harsh. I'm just nervous, that's all. It was that dream again, wasn't it? Lascia perdere, guarda. Seriously, if we had a penny for every night since we met where you woke up screaming, we'd probably be traveling to Anderal in our own starship and... Well, not like this. Some things never change, I guess. Do you ever ask yourself if maybe you blame yourself for all of this? For what happened to your family? Ti ci metti pure te, ti ci metti. I bastardi del tempio. Tanto, cioè, cambia qualcosa, non lo so io. You're right. But who knows? Maybe everything is gonna be different now. It's strange, isn't it? The way life sometimes goes. Now, if you had told me that a few weeks ago, I would have, at the very least, called you insane. Penso. But if the stories are true, there's no better place for a fresh start. Can you believe it? Apparently, there aren't even any slaves on Enderal. It's amazing. Only this whole blind passenger thing is making my head ache. Passeggero cieco. E comunque avremmo potuto pagare un passaggio in nessun altro modo, anche a me. Ma pagheremo il nostro debito, non a me, non è uguale di soldi laggiù. Esatto, cioè siamo poveri in canna. Not our fault. Damn it, we're thieves. Frauds. And unlike you, I actually have a problem with that. Sì, senti. But anyway, what's done is done. I just hope the Andralians are easier on outlanders than the Neremese are. Your mother was a fugitive as well, wasn't she? Where exactly did she come from? You've told me 100 times. Ah, non lo so io. I just keep on forgetting it. Ecco. Oh, e qua ci divertiamo adesso. Bordello. Allora, semia eterna. Gli eterna originari del continente paludoso di quella roba lì hanno assistito alla distruzione del loro mondo a causa di decenni di guerra. Sono stati odiati e divinizzati allo stesso tempo per la loro longevità e per la destrezza nelle arti magiche. Più o meno, poi vediamo. Molti eterna vivono di espedienti come nome dei saltimbanchi. Allora, sì. Diciamo che questi qua sono gli elfi, no? Sono gli elfi un po' di questo posto qui. Ci piace, siamo un elfo atipico, con un principio di calvizie, scuro, peloso, grosso, basso e brutto, oltre che sfigurato. Ci piace, vive di espedienti, direi che ci azzecca. Arti magiche dovrei essere buono, in realtà poi sono buono a niente. E mi piace così. Quindi una persona un po' strana, no? Un individuo un po' atipico, che salta all'occhio, che viene anche magari preso per il culo. Com'è che si fa qui? Che cosa vuol dire? Chiudi o annulla? Chiudi? Ok. Guarda, mi chiamo come il posto. Pensa, avresti mai detto? An Eterna, right. Guarda. She was one of the last of her kind to leave Maia Awanath, wasn't she? Ironic. Seems some parents pass on their fates to their children. Anyway. I'm gonna hit the hay for an hour or so. It's your turn to stand... You hear that? No. Shit! Someone's coming! Women nowadays just don't want a man to court them anymore. That's the problem. I tell you, sometimes I long for the good old days. Back when I could lift a skirt and nobody would bat an eye. Ah, beh. Anyway, enough of the chit-chat. Now, where did I put that key? Space out there. Oh, blazes, what do they want down here? The lamp! Quickly! Get out the lamp! Good. Now, quiet. Here we go. Bah, smells like Vortier's balls down here. Say now, what's that chest supposed to look like? Small, with the crest of the Blue Island Coalition on it, I think. Ah,
Right. Black Guardian knows what the captain wants it for this shortly before arriving. You go look upstairs. No. I'll see if I can find it down here. No, di sopra no. Okay. Oh shit. I don't leave us any choice. We need to do something quick. You take on the old guy, I'll take the young one. Ma io non sono. E boh, se non mi fai. Someone's dead. Throw a hook to the face! Yes! No, no. Rilevato. Ma senti, sono le robe bestiali. Ma perché non cammina? Ah boh. Ma. Ma quanti? Don't regret this! Ma nel senso. Questa persona è occupata. fai tu. Perché io non. Ok. Vai! Io guardo, faccio il palo. Oh man. That wasn't part of the plan. Not at all. Oh, what in blazes are we going to do now? Prendere. Allora, no, nel senso. Non è il caso. Facciamo. Ci affidiamo. Prendere il loro posto, in che senso? Siamo, cioè, siamo di ve, no, ma legali. Yes, of course, that makes sense. One of them said it's not much longer until we arrive. With a little luck, no one will notice they're gone until then. Come on, help me search, there must be a rope or something. And I thought we were over the hump when we made it on board. Ooh. Just can't ever be easy. Erano già così. Senza muta. Io come sono vestito? Ecco. Iniziamo a fare un po'. Non ho capito. Allora, prendere il loro posto, nel senso, io do un pelino nell'occhio. Prendi. No, dov'è che l'ho letto? Attiva corda. No. The probabilities have turned against you. What the? Who are you? You are confused by my sudden appearance. Ma fai tu. But my identity is irrelevant, as are you, dear Sirius. Unfortunately. What? Oh shit, please don't tell anyone we're down here, please. We didn't mean any harm. These guys were. Sì, just... no, è stato lui, io nel senso. For your intentions were not evil, and I believe you. Ah, boh. But allora. Sadly, it's not compassion that rules my deeds. The first beat of a wing must happen. It is the only way the probabilities will fall into place. This is the way it has to be. The way it has been for eons. È il caso. I am sorry. No! Oh no! What are you doing? Please, just don't leave. We just wanted to. Ma. After we had left Austin, the two of you hid in the cargo and lived on our stocks. Allora, look at you, Elof Mirra. Then, when Rick and Sebald found you, you gave them a beating. And all of a sudden, a veiled woman appeared and knocked you out with wild magic. Is that about it? Yes. I know it sounds crazy, but it's the truth. Please, my dame, we didn't have a choice. You've got to believe us, the war. We just wanted a second chance, that's all. Io mi fingo morto. A second chance. Yes. I think I understand you. You wanted to start a new life in a new land. And as my ship is one of the only ships still sailing the route since the wars, you were simply forced to board without paying.
Yes, we could work for you, you know? We could scrub the deck, peel potatoes, anything to pay off our debt. And as soon as we've arrived... Heartbreaking. How truly, truly Capitano Rocio or Roche? But let's be honest. You did have a choice. You could have signed on like all the others did, but you didn't. Instead, you've nested on my ship like flesh maggots, enjoying the good life while my crew actually had to earn their keep. Capirai. And now you're feeding me this bullshit about veiled women and wild magic? How stupid do you think I am? I know your kind. You are cutthroats, filchers. At least have the guts to admit it. What? No. You're wrong. Please, just let me explain. I don't give a shit for your explanations. If there's one thing I hate more than cowards, it's people trying to pluck my heartstrings. You two are scum. And there's only one kind of punishment for scum on my ship. Pull him up, Ruger. No, my yo. Do it. Of course, Captain. I'm sorry, lad. You should have stayed in there, him. Ma... But... Ah, buon bravo. You can't do this. Me. Oh, believe me, I can. No, I... Sì, doveva andare così. Oh, well, look at that. No, si fa per ridere, nel senso. Tie him and his friend together and feed them to the fish. Ah, buono, good luck non mi... in your new life, friend. Ok. Aia. Non ho capito, cioè, mi hanno accoltellato alla fine o no? Was bedeutet schon Zeit? Ich weiß, dass ich nicht alle. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Ich weiß verdammt genau, was ich tue. Sie machen sich selbst zu Marionetten, aber was ist denn schon mehr? Sie töten doch so viel Inder, doch nicht. Non si riesce a capire un cazzo. Alles beginnt mit den Träumen. Ecco. Erinnert euch. Ma in che lingua me lo dici, tra l'altro? Bene.